Domenica 27 ottobre 2013, il Seregno, dopo la sconfitta casalinga contro Legnago, va sul campo di una delle formazioni più accreditate del girone B, quel Pro Piacenza, reduce da 3 vittorie consecutive in campionato, l'ultima in trasferta sul campo della Castellana. Impegno dunque molto complicato per l'11 di mister Sassarini, che scende in campo sul manto erboso piacentino con Dosoli, Lucente, Angelotti, Magrin, Cortinovis, Di Maio, Conforto, Lacchini, Comi, Battaglino e Cavalcante. Risponde la formazione rossonera di mister Arnaldo Franzini con Donnarumma, Melegari, Castellana, Rieti, Marmiroli, Colicchio, Matteassi, Cazzamalli, Piccolo, Franchi e Bignotti. Dirige l'incontro il fischietto romano, campo grande di Roma 1 per l'appunto, i suoi assistenti, entrambi liguri, Margheritino di Savona e Magri di Imperia. Con gli highlight andiamo a vedere subito cosa è successo nel primo tempo di questa sfida valevole per la nona giornata del girone B. Al terzo minuto Bignotti apre a destra per Matteassi, il suo destro viene respinto in maniera più che positiva da Fabio Dosoli in calcio d'angolo. Al quindicesimo la replica a Seregno, Lucente, il suo tiro cross a centro area viene ribattuto dalla difesa della propria Cenza, poi la conclusione di Lacchini, respinta da Donnarumma ed il tap-in vincente di Alessandro Comi, che torna al gol dopo oltre un mese di digiuno. Dunque gli azzurri che iniziano benissimo la sfida con la rete del bomber classe 90 al quarto d'ora. Piacenza 0, Seregno 1, la risposta rossonera non si fa attendere, cross di Bignotti, colpo di testa di Piccolo al 22esimo con pallone ben alto sopra la traversa. Ancora Seregno alla mezz'ora, Battaglino apre a sinistra per Angelotti, l'uno contro uno contro Melegari, va via bene il terzino sinistro del Seregno, il suo cross al centro per Comi che in spaccata mette il pallone fuori di 1 metro. Al 32esimo la risposta della propria Cenza, il cross di Franchi a centro area, prima Matteassi, risponde benissimo Dosoli e poi lo stesso numero 7 di casa con la seconda conclusione, stavolta vincente, a trovare il pareggio della Pro. Dunque 1-1 e partita che torna in parità con la Pro che chiude in crescendo il primo tempo. Franchi va via, Di Maio entra in area di rigore, il suo cross al centro per Piccolo che poi tocca un pallone con il braccio, la sfera carambola dalle parti di Bignotti che mette in rete, ma l'assistente del direttore di gara, signor Magri d'Imperia, aveva ravvisato il fallo di mano del bomber del Pro Piacenza. Al 40esimo ci prova Michele Magrin dalla distanza, dai 20 metri, il suo destro pecca di precisione. Al 45esimo ancora azione travolgente di Franchi in area di rigore, il suo sinistro veramente va ad un passo dal palo, il pallone che termina sul fondo. Allora è tutto per un primo tempo molto frizzante ed equilibrato. Seregno che inizia bene la ripresa, Lacchini per Comi, da Comi a Battaglino, in spaccata il suggerimento per Cavalcante, il suo sinistro però è debolissimo, da posizione molto favorevole, avrebbe potuto fare sicuramente di più il centravanti ex Monza. Al 13esimo l'episodio che ribalta la partita, sale male la difesa del Seregno e in gioco Matteassi che con un pallonetto supera Dosoli in uscita. Il direttore di gara punisce l'intervento con il calcio di rigore, ma soprattutto con il cartellino rosso ai danni dell'estremo difensore del Seregno. Azzurri in 10, dal dischetto Franchi batte il subentrato Maino e il gol che regala il vantaggio ai rossoneri di casa, un gol importantissimo per la Pro. E poi si distende in campo aperto, Matteassi per Piccolo al 21esimo, è provvidenziale l'intervento in scivolata di Cortinovis che sventa il possibile 3-1, dal possibile 3-1 appunto al quasi 2-2 con la punizione di Angelotti sul quale vola Donnarumma, toglie il pallone dall'incrocio dei pali, si salva la propria Cenza che al 32esimo poi va a colpire ancora sul rilancio di Magrin, Colicchio praticamente regala un assist d'oro a Delfanti, ancora difesa azzurra colpevole nella circostanza. Delfanti è entrato in campo da una manciata di minuti, non da scampo a Maino, e il gol del 3-1 è di fatto la rete che condanna gli azzurri alla sconfitta. Nel finale proveranno ancora gli uomini di Sassarini ad aprire la partita, ci proveranno con un calcio in punizione di Battaglino che pecca completamente di precisione. Termina 3-1 la sfida dello stadio Gianni Siboni, Pro Piacenza nuova capolista in coabitazione con la Pro Sesto. Per il Seregno, seconda sconfitta consecutiva e domenica c'è il Mappello Bonate.